Giovani amici di Slow Time, ben ritrovati, nuovo appuntamento. Oggi guardiamo pochi dei teatri più famosi in Italia, spero possa essere interessante soprattutto per voi, ovviamente. E trovate sempre i link in descrizione per i miei canali, social e non solo. Buona visione, come sempre. Buonasera amici Twitchers, bentornati a Interno 13, carissimi. Ciao Follo, tutto bene? Ciao, sì, potrei guardare la partita, però No, invece non preferisco si può. stare qua. Non si può Certo, stasera? Non si può. io tifo per una, tu tifi per l'altra, ma tra mezz'ora Guarda, forse, c'ho ragione. se ho un occhio che guarda da un'altra parte, nel frattempo Ah, ma capita il stasera. dubbio, eh. Stasera penso che tutti avranno un occhio da una parte e un occhio interno 13, Speriamo, ovviamente. speriamo, speriamo. Certo. Va bene, bentornati nella nostra rubrichetta Logo Time, come sempre qui ad analizzare loghi vari, e siccome Follo è sempre sul pezzo di brutto, si abbina sempre a ciò che verrà dopo Logo Time. E siccome questa sera tornano i nostri scappati di casa attori di strada di Pea 13, giustamente il Follo ha pensato di portarci dei loghi vari, giusto? Sì, Di teatri italiani. teatri, sì, più importanti, considerati più importanti teatri italiani. Poi, lungi da me giudicare quali siano effettivamente i più importanti. Io, vabbè, ho trovato un link a caso sul web e mi sembravano abbastanza importanti. Poi sono andato anche a vedermi un pochettino la storia, ma non parleremo certamente della storia perché sennò diventa una casciara, diventa. Anche perché teatri centenari alcuni. Sì, anche di più. Però beh, quantomeno è interessante vedere come un teatro utilizza la propria forma di intrattenimento per poi dar vita anche a un qualcosa di riconoscibile. È chiaro che se io se vado a un teatro da fuori, dico bello sto teatro. Sono comunque strutture Sì, di importanti, solito no? sì. Imponenti anche Esatto, proprio. e quindi poi comunque secondo me è sempre interessante capire magari cosa ci sta dietro alla creazione appunto di un logo che vada a rappresentare poi Sì, che in modo scelta c'è? esatto. E poi purtroppo, nel caso dei teatri, come vedremo, non è proprio quello perfetto, perché vedremo un po' di cose forse un po' troppo semplici, però Beh, mi ce ne sono viene già alcuni. senza averli visti perché non ho avuto nessuna anteprima, ma già posso immaginare che effettivamente essendo teatro, no, il settore, ecco, non è che lasci molto spazio alla fantasia come grafica di luoghi, immagino, cioè, infatti Sì, sì. quando ne parlavamo ti dicevo, ma mi aspetto di trovare i classici, la classica simbologia. Iconografica del teatro, quindi le maschere, il sipario o robe di questo tipo. Però non è detto che sia così. Andiamo a vedere. Vai, Andiamo col regia, vada col primo, primo. vada col primo. Eccoci qua. Cosa abbiamo? Vediamo un po'. Ah, parte con tutto così. Partiamo da casa, partiamo da casa. Ok, giochiamo in casa. Bene. Giochiamo in casa. Vedi, come ti dicevo, c'è proprio abbastanza semplice comunque. Parecchio. Parecchio semplice. Sì. Sicuramente, vabbè, spicca lo scudo di Milano. Sì. Qui niente da dire, anche la corona fa parte della storia della città meneghina. E poi abbiamo queste foglie, piante di alloro, credo, dovrebbe essere alloro, ma non ho trovato poi un significato vero e proprio. Però, se non ho visto male, dovrebbe far parte della facciata del teatro. Dovrebbe esserci una cosa un pochettino meno uguale, Simile, ma più o meno simile. simile, che va a riprendere poi il Ok, teatro La ma Scarmuzzola. quello che vediamo qui nella foto Sì, è l'interno della scala, no?
Sì. Però l'ho tenuto come, come sarà generale da sfondo per tutti. Ok, però sì, questo è quello della scala? Sì, questo poi Google sai che è okay, il teatro sì, la scala, e poi magari in realtà non è il teatro la scala. No. Ma okay, io di... ammetto di non esserci mai stato, quindi scusate l'ignoranza, ma non lo so. Però guarda caso, vedi sul, sugli spalti laterali che ci sono sì, sì, dei temi floreali. Sì, comunque esatto, di... vedi che comunque c'è sempre un... Sì, c'è un richiamo. Che riprendere. Sì, è vero, un po'. Ed è anche giusto così che comunque quando vai a creare un logo da zero, chiaramente, perché... chiaro che sui teatri il logo non è fondamentale, lo è divenuto poi negli anni del digital, della digital communication, perché alla fine se non avevi un logo o comunque una comunicazione fatta bene, rischiavi, nonostante la tua importanza come architettura storica, di perdere un po' visibilità comunque. Rischiavi, sì. Esatto. E vabbè, niente, poi Teatro alla Scala, non so se tutti lo sanno perché si chiama Alla Scala, ma perché il teatro fu creato al sopra da struttura della, aspetta, perché era una chiesa, che era la chiesa di Santa Maria alla Scala. Alla Scala. E quindi poi costruito sopra il teatro è diventato Teatro. Ok. Alla Scala. Ok, ok, ecco perché. Esatto. Come dicono dalla chat, effettivamente super fantasia questo logo. Sì. Però immaginiamo che non deve essere semplice fare un logo di un teatro importante italiano e che non sia banale, nel senso che sì, le maschere, sì, ok, il sipario, sì, ok, ma sono degli elementi iconografici che vengono utilizzati tra virgolette, un po' da tutti, quindi anche dal sì, piccolo banali, teatro, magari ti dice, oh, guarda, ho avuto un'idea, questo è il nostro logo, e sono le due maschere, una che ride e una che piange. Wow! che idea! No, vabbè, c'è da dire, allora, questo qua della scala sicuramente è... cioè, super serio, ma proprio elegante, altezzoso quasi, cioè, proprio... Beh, com'è poi il... Sì, com'è l'ambiente giù della scala, giustamente. Certo, certo, è un chiaramente è un riflesso di sì, quelli che poi effettivamente vanno al teatro a vedere le opere che venivano proposte, perché adesso non si può. Beh, sì, che verranno, e principalmente erano comunque opere drammatiche. Quindi comunque eleganza, cioè non è che ci va... Io, per esempio, io non è che ci vado lì e dico, ah, vado a farmi due risate al teatro. No, la scala no, ci si fa le risate. No. Quindi, però lo trovo molto... Cos'è che... consono. Mi prudeva un attimo... Cosa stavo prego, facendo prego, con i Balù nel libro della giungla. C'hai gli alberi in casa? Cioè, sì, beh, vedi, è legno, Beh, funziona. Dai, andiamo al prossimo, vediamo un altro. Andiamo al prossimo. Vediamo un altro. Regia, gracias. Oh, vedi. Questo qua cosa è abbiamo? Teatro Massimo di Palermo. Di Palermo. Ok, che tra l'altro so che come dimensioni è il terzo al mondo, non vorrei dire una cavolata. Sì, dovrebbe essere uno dei più grandi. Aspetta, sì, è tipo il terzo. Sì, beh, comunque in origine... Sì, tre atri più importanti al mondo, in origine poteva ospitare 3200 persone, oggi ne contiene 1358. Però come dimensioni proprio dell'edificio, ecco, si intende. Sì, sì, l'edificio è enorme, veramente. Penso sia veramente il terzo più grande al mondo, vorrei dire una cavolata. Ma potrebbe essere, ci sta. Ecco, qua devo dire, la scritta... Se posso, cioè, ha la stessa serietà, vogliamo eleganza di quello di prima, lo trovo un po' più greco. Beh, giustamente anche. Comunque con l'affatto che sì, chiaramente le origini del teatro. E anche giusto, la Sicilia. Poi, la Sicilia, giusto, sì, sì. Forti assolutamente influenze greche nel passato, quindi certo, tutto viene poi...
riportato qui graficamente, sì. Assolutamente. E anche a me anche la, l'icona che c'è di fianco, sì. che è l'entrata del teatro. È la facciata, sì, è la facciata, la facciata del teatro, stilizzata con questo cerchio dietro che in realtà è, non è un sole. Può dar l'impressione che possa essere un sole che sorge o tramonta, visto anche il colore rosso, che però è colore preso dalla bandiera di Palermo. Quindi... Ok, ma qua è dorato, non rosso. Tutto dorato. Sei sicuro che sia dorato? Assolutamente sì, io okay. Sono daltonico. È tutto... sono daltonico, a me sembra... No, ma infatti, ma figurati. No, lo vedo più dorato, marroncino, dorato. Tutto... Forse color rame. Sì, ecco, sì. Top. Diciamo color rame tendente al rosso. E non è un sole, ma invece... Comunque è la cupola che fa parte del teatro. Della struttura del teatro, esatto. Che, ce l'ha nella parte posteriore, se non erro, centrale. Qua devo dire, di quelli che ho visto, che mm-hmm. poi ho portato qua, devo dire che è uno di quelli che mi è piaciuto di più. Sì, ma perché trovo molto bello il fatto di riprendere proprio la facciata dell'edificio stesso. Chiaro, chiaro. Che è già riconoscibile di per sé, evidentemente, sì. No? L'unica cosa che mi dà molto fastidio, molto vero. A parte quello, che non ho capito per quale strano motivo una S si è attaccata alla A, vabbè, boh. Ok, diamogli questo lato artistico, magari per quello, magari per dare quel tocco artistico, io l'ho interpretata così, ma è il fatto che la scritta Teatro Massimo e l'icona non sono della stessa altezza, quello proprio mi fa uscire fuori di testa. No, secondo me è giusto, perché viene fuori dall'icona soltanto quella robina che c'è su, che non capisco esattamente cosa sia, che bisognerebbe vedere come è fatto il teatro per capire che cos'è, e quindi magari ci sta che sbuchi un attimo fuori, perché lo vuole fare, lo vuole evidenziare di più, magari. Secondo me è qualcosa che c'è lì sopra. Sì, anche secondo me, però non ricordo che nessuno adesso. Vede, che nessuno magari vede spesso. Quindi... No. Però sì, la A e la S unite effettivamente cioè perché? Diamogli così... questo lato artistico, dai. Mettiamola così. Potevano evitare. Esatto. La regina ci propone il successivo logo con il gran teatro. La regina. La regina regia. La peregia ci propone il gran teatro La Fenice, esatto. Ma sito è un logo. Sì, allora, in realtà non hanno proprio un vero e proprio logo. Cioè, questo è quello che ho trovato cercando gran teatro La Fenice come logo. Mi veniva fuori questo. Chiaro, vabbè, il logo che utilizzano è questo, ma non così pieno di dettagli. Cioè, più stilizzato, okay. Ma la forma. È questa, okay. Ho messo questo qua per far capire bene più o meno che cos'è, perché sennò era veramente un pochettino complicato. Ok, beh, almeno qua si riconoscono capire. Gli elementi. Ma quello cos'è, un sipario? Sì, sì, chiaramente secondo me, poi è brutto da dire secondo me, però ripeto, do sempre queste chicche perché, sai, tu leggi otto cose ti dicono quello, tu gli vai a credere. Poi ce n'è uno che magari invece è quello vero, e tu gli dici, ma va, questo qua, che cazzo ne sa, ha detto solo uno stronzo. E invece era così. Invece aveva ragione. Vabbè, ma tu dici secondo te, che noi va benissimo. Vabbè, chiaramente è un pochettino antiquato, diciamo, come, sì. Come logo. Cioè mi dà proprio la sensazione di anni 20, anni 30, teatro sì. Proprio... Mi appesantisce proprio tantissimo. Sì, è chiaro che però in una città come Venezia, dove tutto è storia, tutto è storico e tante cose hanno questo stile, sì, è in linea con esatto, è in linea con la città ed è difficile anche creare un qualcosa che si stacchi completamente da... Perfettamente ragione, ma scusa, vedo un po' male forse, no, non lo so, quello sotto le zampe della Fenice, fuoco immagino, sì. Okay. Sì, sì, fuoco, per quello ho messo questa qua, perché nell'altro non si capiva bene che cosa fosse, quantomeno con le cose dorate, sì, beh,
è un po' più chiaro da capire. Chiaramente, beh, Fiamme, quella lì è una fenice, chiaramente. Lo diciamo per chi non sa la storia dell'araba fenice, che morì, rinasce, e rinasce, poi spacca i culi a tutti. Ok. A quelli sono dettagli, no? Qua, parere mio, proprio così, bruttino, ma proprio perché, sì, è un po' pesante, vecchio, sa, di antico. Mm-mm. Però vabbè, capisco, per carità. Esatto, va bene. Ripetiamo, la città comunque fa, poi, ovviamente, anche da sponda a queste cose, perché mi sembra più che logico che se sei in una città storica, anche i luoghi dei posti storici abbiano comunque un riflesso, sì, da quel punto di vista lì. Per mantenere questa cosa. Buona, regina, andiamo a vederne un altro, grazie. Il Teatro Petruzzelli. Petruzzelli de Beri. E anche qua viene riproposta la parte della struttura proprio dell'edificio, immagino che questo sia l'arco dell'entrata della facciata principale, giusto? Sì, esatto, corretto, è l'entrata, la parte proprio sopra, più in alto, sì, della, sì, della struttura. È fatto così, parere mio, gusto mio, come al solito, non mi piace, preferisco la versione del Massimo stilizzata e resa molto più moderna, che non un riprendere proprio una scopiazzatura di una fotocopia della facciata centrale. Però capisco che altro perché è una facciata piena di dettagli. Anche da riproporre sul logo è veramente molto complicato. Molto. Già. E Teatro Petruzzelli sembra un po' Corriere della Sera. È vero? Un pochettino. sa un pochettino. Po' da quotidiano. Potrebbe starci. E vabbè, sì, anche questo qua si trova in bianco e nero, questo sì, sempre per forza, perché sì, già con tutti i dettagli qui, sì, ho in bianco e nero, ma credo che, cioè, a mio avviso dovrebbero un attimino rivederlo, sì, stilizzare, cioè questo qua secondo me come visione di logo di un teatro può anche starci, però bisogna nell'epoca moderna devi stilizzarlo il più possibile, cioè cose con troppi dettagli, ormai non vanno più bene, Sì, riprende troppe cose. Sì, anche se poi, anche... sai, nelle facciate di epoca barocca c'hanno i minimi dettagli, no? Sì, c'è la pupilla nell'occhio di una statua di 8 chilometri. E tu non lo sai neanche. Riportarli qui è assurdo, questi dettagli li perdi, non serve assolutamente, sì, più. Sì, 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 devo dire che sono in pieno d'accordo con te. Petruzzelli, diamoci una svegliata. Se volete. No, perché però non abbiamo detto, qua non giustifichiamo per la posizione geografica, perché per quello della Fenice abbiamo detto, ah vabbè, però essendo Venezia. Qua invece Bari non si merita, si merita una rinnovata. No, però sai, anche quello di Venezia chiaramente meriterebbe un rinnovamento, cioè è abbastanza, sì, il fatto che vi abbia detto che è una cosa degli anni 20-30 è, diciamo. Aspetta, che... leggo un attimo due commenti. Allora Dario dice: se vai al Teatro di Palermo non toccare le banane, vabbè, cheat. E la Magna Grecia anche a me dà fastidio, ass, cioè. E anche a me dà fastidio la differenza di altezza, sia sopra che sotto è spostato. Ah, Danny, sei per le cose tutte precise. E Dario dice, io mi ricordo nonno fenice. Conino farà niente. Ma quanto sei scemo, Dario. Ma ti vogliamo bene così. E una gara, tra l'altro, in chat, a chi ne scrive di più ormai. Va bene. Almeno va bene. Sì, sì, no, ma a me fa piacerissimo. Io sono il primo ogni volta. Vai! Andiamo col prossimo, proprio tu Dario che ci segui dalla regia, e grazie tra l'altro per essere sempre così preciso e puntuale, e tra poco tocca a loro, signori, tra 10 minuti si inizia il teatro. Allora, vediamo il Teatro di San Carlo, 1737, ci tiene a precisare il signor San Carlo. E... non è quello delle patatine? No,
e anche loro riproducono sta roba con 380 milioni di dettagli, ma ti dico, meglio di quello di prima, però. Sì. No, nonostante ci siano un sacco di cose... Sì, poi sotto quella corona lì, se non sbaglio, tutte quelle bandiere che ci sono all'interno di questo vale, fondamentalmente, sì, dovrebbero essere tutte le bandiere di tutti i comuni o tutte le frazioni della zona di Napoli, quindi tutte le varie sfaccettature. Sì, ma è un casino, cioè. Un casino. Cioè, sì. Però è più pulito rispetto a quello di prima, per assurdo. Sì. Sarà che la scritta è staccata. Che... Sì, ma poi tu adesso lo vedi così in grande, ti voglio vedere se lo vedi grosso 2 centimetri con robo lì, cosa vedi? No, non lo vedi, non lo vedi. Non lo vedi. Quindi, sai, anche lì è... Bisognerebbe capire se effettivamente riportano sempre questa versione, cioè questo, se questo è proprio è il logo che portano ovunque. Così parrebbe. Così parrebbe. Poi boh, magari per le locandine. Cioè, fallo, si vede che i teatri sono un po' rimasti indietro sulle questioni della, no? Della grafica moderna. No, non si fa. Vabbè, però dai, loro probabilmente usufruiranno meno rispetto ad altri marchi, ad altre aziende di altri settori, di quello che è il social, l'internet e quant'altro. Beh, mi viene da pensare. Sì, sicuramente il teatro è uno di quei luoghi dove magari il social ha un pochettino meno di influenza, perché è un luogo... Sì, è perché per un altro target. Esatto. Quindi ci sta anche mantenere, li giustifichiamo un pochino, l'eleganza, dai. No? Poi essendo un teatro così vecchio, poi penso che quello di Napoli sia il Teatro San Carlo di Napoli sia veramente uno dei primi due più importanti d'Italia, quindi... E poi giustamente tu hai preso tutti quei teatri importanti in Italia che chiaramente mantengono un certo stile di quasi di nobiltà, no? Sì, assolutamente. E poi, come dicevi prima, se andiamo a vedere il teatro del paese, magari c'ha le due mascherine o ha trovato una logica di grafica differente e innovativa. Certo che quelli più classici, secondo me è anche giusto che si mantengano un po' più così. Sì, poi dipende sempre da cosa sono presi. Ne abbiamo altri, tra l'altro? A voglia. Ah, tanti? Ah, cacchio, è tardi. Andiamo un po' più veloce. Vedi? 5. Che bello questo. Questo qua di Genova. Qua siamo proprio sull'interno, tutto pieno. Fa un po' più museo, secondo me. Dà un po' più l'effetto museo, però è bello il fatto di giocare con i colori, perché gli dà quel cosina in più, colori che vanno a rappresentare poi, vabbè, i posti a sedere. Del teatro, cioè, è una platea, dici? Sì, cioè, comunque nella visione nuova che puoi avere del teatro, cioè, questa è una buona soluzione, assolutamente. Perché no? Cioè, comunque font usata per tutta la scritta sotto, bella pulita, lettere distanziate tra di loro, tutte che sono della stessa di larghezza. Sì, così non ti dà fastidio, neanche belli. Fastidio. e poi niente, cioè, bello il concetto. Anche i quadratini colorati sono nella stessa quadratura, non so come dire, le stesse dimensioni, no? Vedi? Sì. È tutto centrato allo stesso modo. Minimo. Però, visto che non è così scontato, fallo. Sì. Vabbè, applausi a Teatro Carlo Felice, questo per me per adesso vince. Andiamo un po' veloce, visto che ce ne sono altri 5, esatto, abbiamo circa un minutino ciascuno. Vai! Allora, questo se capisse in caso. Mamma mia! Questo se capisse in caso, come si dice. Che brutto! Questa è una banca venuta male, tra l'altro. Sì. Questo potrebbe essere banco del teatro della Pergola. Perché secondo me hanno fatto la fotocopia, ma ha mosso il foglio. È tenuto quello. Eh sì.
No, che questo brutto. Qua della Toscana, di Firenze. Male. Ma perché farlo così? È illeggibile. La cosa che mi dà più fastidio è che sono usate... No, ci sono due font diverse. Sì, no, tre diverse. Quella sopra è diversa da quella sotto. Delle scritte Teatro della Pergola sono due font diverse. Ma tu dici quelli rossi o quelli grigi? Sì. Perché ne vedo tre? Perché quelli grigi sono diversi tra di loro, sembra. Sì. Ah, no. Ma no, aspetta. No, sai che forse sono tre... Tipo tre, cioè... Perché, sì, sono tre, è vero, c'hai ragione. Sono tre font diversi. No, ragazzi, chat, cioè... infatti, Danny dice, ma questo no... quello di prima sembra il Mastermind. È vero. Questo invece va visto da lontano. Sì, questo qua è incredibile. Cioè, perché se vai a vederlo da vicino, gli occhi fanno così. Sì, è vero, se ti allontani lo leggi meglio. Sì, comunque, perché mettermi in difficoltà per leggere un logo, raga? Ma chi l'ha fatto? Vabbè, scusate. Ma mi incazzo. Ma che senso ha? vabbè. Via, andiamo al prossimo. Vabbè. Teatro Regio Torino, bello. Vabbè, qua chiaramente, soprattutto abbiamo una font uguale per tutte. Olè, grazie. È già questo. Va abbastanza bene. E poi vabbè, il toro che è simbolo della città di Torino, quindi non vanno a riprendere il nessun teatro, elemento di teatro, ma riprendono quello della città. Molto stiloso, sì. il disegno del toro, bello. Magari un pochetto, sì, il disegno del toro devo dire che ci sta, magari si poteva provare azzardare magari un qualcosina di più, ecco. Cioè il toro bene, la scritta sotto... È da teatro. Sì, sì, effettivamente un po' da teatro. Diciamo che ha usato con il puppet, ma un po' meno con il font, però... Sì. Questo che ci può stare. Sì, ma anche perché in realtà il disegno richiama un po' la forma del font sulle punte. Non è così legato, sì, in realtà. Vabbè. Secondo me potevano azzardare un pochettino di più con... Comunque, meglio di altri. Meglio di quello di prima, secondo me. Va bene, prossimo, non so quanti ne mancano, ma stiamo per concludere. Ma guarda, anche qua, Bellini di Roma, se non ricordo male, questo qua. Certo, Massimo Bellini, sì, controlla perché non lo so. Scusate l'ignoranza, no, scusa, ragazzi. Catania. Non lo sapevo assolutamente. E anche questo, vabbè, va chiaramente a riprendere poi la facciata, anzi no, non credo sia la facciata. Perché no, ho qua la facciata e non è un... Come chiamano? No, allora, adesso non mi viene il nome. Credo c'hanno che sia un nome, il santo del paese, una roba simile. Perché comunque lo vedo nella facciata del teatro, vedo che ci sono... ripreso... Ah, ok. Però non penso sia... tutta la facciata, non credo no, abbia no, così. Non è tutta, no, non è tutta. Non è fatta così, ok, sono dei ghirigori con il santo al centro. Esatto, santo patrono Massimo Bellini. No, sto scherzando, non è Massimo Bellini. E poi... Beh, questo sembra un po' teatro alla Scala, cioè come se avesse un po' lo stesso... Sì, c'è sempre questo problema qua del... troppa regalità ogni tanto. Sì, l'abbiamo però un po' riscontrato in tutti, no? Questo font così... Beh, vabbè, eleganza. È giusto. L'accettiamo. Ha vinto quello di Genova, comunque, per noi qua. No, non abbiamo un altro, attenzione, il Teatro dell'Opera di Roma, con SP, sono pazzi questi romani. Sì. E qua, vabbè, nel senso, lo stemma della città capitolina. Sì, anche qua questo è molto più Teatro alla Scala, ancora di più. Sì, questo è molto proprio lo stemma della città, temino floreale a fianco, che comunque non guasta, che esatto. Dà quel tono di figaggine. E questo
Conte, sono uguali, ma si ricopiano, cioè sono tutti uguali. Beh, ci sta, dai, ci sta, che si copino un po', sono sempre tutti molto simili. Sì, è proprio quello, abbiamo scoperto che questo è il font classico da settore teatro, sì. Vabbè. Teatro, trovi questo. Anche questo, vabbè, voto 6, cioè nel senso... Sì, sei e mezzo, dai. La sufficienza abbondante la prende, dai. Nel complesso comunque ci sta. Sì, guarda, devo dire, apprezzo quando mettono il simbolo della città e non si legano necessariamente a, appunto, a un simbolo di teatro, no? Sì. Il toro, piuttosto che questo qui, lo stemma di Milano. Cioè... Sì, le tre principali hanno questa caratteristica, tra le città più importanti in Italia hanno questa caratteristica di mettere lo stemma cittadino e non lo stemma del teatro, o creare qualcosa col teatro. E non ne abbiamo più, quindi. Era lui. Non abbiamo più, ne avevamo 10. Vabbè, per me ha vinto quello di Genova, comunque. Era quello di Genova, quello di Mastermind, no? Ok, beh. Quello con i cosi colorati. Beh, era il più moderno, quello che ha magari azzardato un attimo di più rispetto agli altri. Giusto premiare. Io apprezzo.